Buongiorno a tutti, sono Angelo Spaggiari in arte per SEO Miranda e sono qua per presentarvi un servizio che è quello che si riferisce alla festa dell'unità della Tanzania. Quest'oggi 26 aprile 2005 dalle ore 11 alle 18 vi saranno organizzatori, coordinatori nell'ambito di questa iniziativa e noi siamo qua per presentare questo incontro. E un saluto da Perseo e da Piero. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in compagnia di Epifana Lubangula, presidente dell'Associazione Amici della Tanzania, che vive a Genova da 20 anni, ma è nata in Tanzania. Benissimo, e quest'oggi si trova qua presso il Castello d'Albertis al fine di... Allora, noi ci troviamo oggi veramente a festeggiare, come tutti i tanzaniani in tutto il mondo, il 26 aprile, che si ricordano il 51esimo anno della unificazione tra Zanzibar e Tanganyika, perché l'attuale Tanzania è formata da Zanzibar, Tanganyika e Zanzibar formato Tanzania. Quindi tutti questi anni avete sempre sentito Tanzania, ma alla sua storia che è l'unificazione di questi due paesi che sono uniti in cultura, economicamente, e non hanno fatto altro che unirsi e fare una cosa sola, diventare l'unico paese. Benissimo. E rapporti che avete qua con l'Italia? Abbiamo un rapporto benissimo. Per esempio, noi ci siamo integrati qua a Genova e ci siamo trovati benissimo, un buon rapporto di accoglienza in Italia e buonissimo. Abbiamo tanti turisti che vanno dall'Italia in Tanzania. Benissimo, e quest'oggi nello specifico che cosa proporrete? Allora, intanto come Associazione di Amici della Tanzania siamo formati con un gruppo di tanzaniani e non tanzaniani, la maggior parte sono italiani e altri paesi come Sud Sudan, Kenya, e abbiamo degli obiettivi da raggiungere perché sappiamo che la Tanzania, la sua storia, è una nazione molto pacifica che ha avuto ha raccolto tante persone vicine che si trovava in difficoltà, per esempio Ruanda, Sudafrica, e quindi
con questo spirito abbiamo formato questa associazione, intanto per aiutarci tra di noi e per aiutare i nostri connazionali che sono rimasti laggiù, e noi ci occupiamo della istruzione, sanità e ancora oggi la pari opportunità per le donne. Benissimo, allora la ringraziamo e proviamo ad appropinquarci all'interno della sala. E grazie, e proprio oggi parleremo anche delle nostre attività che stiamo facendo, dei progetti. Sai che in Tanzania c'è un tasso alto della mortalità materno-infantile a causa di varie patologie e vari problemi, in modo particolare per la malaria, e la nostra associazione ha deciso proprio di fare un progetto piccolo ma che si può anche realizzare, iniziando da raccogliere fondi per comprare le zanzaliere al posto. Abbiamo già fatto l'anno scorso, li abbiamo consegnati, e quest'anno abbiamo fatto già due eventi e stiamo ancora, anche oggi in questa giornata facciamo questa festa, anche con l'intenzione di riuscire a raccogliere qualcosa per comprare le zanzaliere, qui riconsegneremo lunedì, luglio. Benissimo, allora l'assistenza sanitaria, assistenza di validità, assistenza di vecchiaia, pubblica istruzione sono quei temi sui quali voi battete maggiormente per risollevare la comunità. Certo, certo, certo. E c'è ancora tanto da lavorare, c'è ancora tanto da lavorare, perché il lavoro non c'è. Non ci sono le grandi fabbriche, le industrie che può produrre e elevare l'economia della Tanzania, e quindi cerchiamo anche di aiutare, anche a creare piccoli lavori tipo per le donne che possono essere autonomi anche in tante cose. Benissimo, grazie. Prego. Sono Barbara Comparini, sono una consigliera del Comune di Genova e porto i saluti dell'amministrazione e in particolare dell'assessore alla cultura. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in compagnia di Barbara Comparini, consigliere comunale, e vengo a portare i saluti dell'amministrazione da parte dell'assessore alla cultura Carla Sibilla. Ah, benissimo, quindi lei qua presente, come si svilupperà questo incontro? Beh, questo incontro mi sembra che abbia un bel programma. All'inizio parleremo, ci saluteremo, ci conosceremo, momento fondamentale per tutti quanti, il momento dell'accoglienza, dei saluti, e poi avremo un momento invece conviviale, altro punto fondamentale nella conoscenza tra culture e popoli, e poi verrà presentata una danza, e in seguito visiteremo il Museo delle Culture del Mondo, che è il luogo giusto per l'accoglienza tra popoli diversi. Benissimo, già che ci siamo, cogliamo l'occasione, proprio l'ultimissima domanda, anzi l'ultima richiesta, vuole lanciare un messaggio per, diciamo, gli amici della Tanzania? Beh, il messaggio è un messaggio per tutti i popoli. Stare insieme, conoscersi, vuol dire creare culture di pace e vuol dire promuovere la pace nel mondo, che è la cosa di cui abbiamo bisogno tutti. Grazie mille. Grazie. Penso che dall'incontro tra culture diverse possiamo imparare tutti a vivere meglio, e che sicuramente accogliere persone che arrivano da lontano non sia facile e ci ponga in discussione, ma la discussione è ciò che noi dobbiamo affrontare per crescere, è ciò che non dobbiamo. Festa dell'unità della Tanzania? Festa dell'unità della Tanzania. E voi siete qua per quale motivo? Ma io sono qua perché mio marito e io andremo a abitare in Tanzania. Ah, caspita. A ottobre, e mio marito è medico e andrà. Oh, per questioni professionali, lavorative. All'Università di Dar es Salaam. E siamo già stati in gennaio e andremo lì, quindi sono molto contenta di avere questa introduzione, di conoscere alcuni di voi. Grazie. L'ultimissima domanda, signora. In questo momento, secondo lei, proprio la cultura di quei posti deve ancora avere un'evoluzione, oppure c'è tutta una storia dietro di spessore? Ma non so se parlo della Tanzania in particolare o comunque di altri paesi africani, hanno una storia dietro importantissima. La Tanzania.
La Tanzania conosco poco perché noi abbiamo vissuto per 10 anni in Nigeria. Sì, io mi sono occupata di culture africane, culture della Nigeria. 200 milioni di abitanti può essere? La Nigeria? Sì, può essere. Popolatissima. Può essere. Invece la Tanzania? La Tanzania non lo so quanti abitanti ha. Comunque, senz'altro, è un paese con grandi tradizioni che andrebbero rivalorizzate e continuare, come lei dice, ci sarà uno sviluppo, un'integrazione, un futuro molto molto interessante, senz'altro. Benissimo, allora grazie. Chiediamo a quest'altra signorina, a lei qua in questo momento si sta organizzando per partecipare a un convegno, è un convegno questo? Ma non so se sarà un convegno, sicuramente è una giornata importante, dicevo agli organizzatori, peccato che non sia stata tanto pubblicizzata perché era un'occasione per parlare un po' dell'Africa. Eh sì, alla fine quando vi sono certi eventi l'aspetto promozionale è quello che bisogna prendere più in considerazione. Ciao. Salve, buongiorno. Buongiorno. Che cosa fate qua? Noi oggi siamo qua per una visita perché abbiamo partecipato a questa manifestazione, abbiamo partecipato anche noi. Partecipato in veste di? Di, come si dice? Chi siamo? Siamo gli allievi del primo anno del corso operatore dell'abbigliamento della Fondazione CIF Formazione. Benissimo. La vostra, diciamo, associazione, capito? Una fondazione. Una fondazione che ha lo scopo, in questo caso? Ha lo scopo di istruire dei giovani al lavoro, al mondo del lavoro, per aprirli al mondo del lavoro, per facilitarli meglio la loro entrata. Benissimo. E invece per quanto riguarda la Tanzania, nello specifico, cos'è che ci può dire? Lei, ad esempio, in questo momento è qua per... Io e la mia collega abbiamo partecipato... Buongiorno. Buongiorno. Con i ragazzi alla preparazione di questo evento. E la collega in particolare ha, diciamo, promosso la creazione di materiale illustrativo e di anche materiale, diciamo, tipico. Un evento che avrà la funzione, dico, qual è lo scopo di questo evento? Ma, noi partecipiamo dal momento che la Fondazione CIFE ha collaborato in questo evento con le ragazze dell'operatore di abbigliamento. Doneremo delle bandiere, e hanno lavorato i ragazzi cercando di capire un po' quello che fa l'associazione e l'importanza comunque di questi eventi per la solidarietà, per dei temi comunque importanti. Ecco, noi siamo qua un po' per quello. Benissimo. E avete già organizzato situazioni tipo questa? Noi partecipiamo, è la prima volta che partecipiamo con questa associazione, noi siamo un ente di formazione, quindi però siamo contenti di partecipare, diciamo, a questi eventi. Benissimo, l'ultimissima domanda, cosa ne pensa della situazione attuale della Tanzania a livello generico, a livello generale? Ma quello che ci ha spiegato la Presidentessa rispetto a questa associazione, sicuramente c'è bisogno di solidarietà, di sensibilizzare comunque anche i ragazzi, comunque di collaborare e essere presenti nel momento in cui ci sono iniziative che sensibilizzano comunque il lavoro fatto da questa associazione di volontariato, quindi per questo noi ci tenevamo comunque a far partecipare i nostri ragazzi. Sicuramente c'è molto da fare e cominciamo anche da qua, ecco. Grazie mille. Salve. Buongiorno, scusate il disturbo, Antenna Blu. Volevamo porle una domanda velocemente. A lei. Mi è stato additato lei in modo specifico. Lei che funzione ha nell'ambito di questa manifestazione, di questa iniziativa? Faccio parte del quartetto Gospel Ensemble che aprirà la manifestazione con un brano particolare. Ah, ma lei è un musicista? Sì. Ah, ma ecco perché l'ho già visto da qualche parte suonare. Ma lei suona in giro con questo gruppo, questa band? Abbiamo un quartetto gospel, appunto, che si chiama Gospel Ensemble, che fa diversi concerti dove ci chiamano in vari tipi di iniziative. Questa ci piace in maniera particolare perché la musica gospel è una musica che nasce in Africa e quindi ci piace particolarmente proporla nella nostra modalità interpretativa. Il brano con cui cominceremo peraltro la manifestazione di oggi in realtà è l'inno della Tanzania, che è un inno e una canzone particolarmente significativa. Volevo chiedere, guardi, colgo l'occasione per porle una domanda, ma il gospel...
non è, come dire, un insieme di, a livello tecnico, di scale melodiche convenzionali aggiunte alla pentatonica, che però dovrebbero essere sviluppati, credo, proprio nell'ambito delle chiese, può essere? Dunque, il gospel è l'evoluzione storico-musicale dello spiritual. Lo spiritual nasce come musica popolare sul campo di lavoro, proprio la musica popolare intesa. Nobody knows the trouble I sing. Esattamente, proprio intesa in senso stretto. Si evolve poi nell'ambiente religioso, in particolare con il gospel, con una musicalità che diventa poi prodromica al blues e al jazz. Quindi in certo senso quello che ha detto lei ha un fondamento. La ringraziamo e comunque faremo uno spezzone sulla vostra musica. Grazie a lei. In paradisi caia la baffile, in paradisi caia la baffile, in paradisi caia la baffile, cui la posso pugna con ai paradisi. In paradisi i caia la baffile, in paradisi i caia la baffile, in paradisi i caia la baffile. In paradisi, in paradisi, caia la baffile, in paradisi, caia la baffile, in paradisi, caia la baffile, cui la posso pugna con ai paradisi, in paradisi, caia la baffile, in paradisi, caia la baffile, in paradisi, caia la baffile, cui la posso. Paradisi, 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 paradis